L'antisemitismo è una piaga drammaticamente ancora aperta, così il ministro dell'Interno Lamorgese in un messaggio per la giornata europea della cultura ebraica. Donatella Negri. Dialogo significa esprimere le proprie opinioni e argomentarle. Il rabbino capo avverte il contrario è la chiacchiera in libertà ed è pericolosa. In un videomessaggio la ministra Lamorgese condivide dialogo, conoscenza, antidoti efficaci, dice, contro le forme d'odio, le correnti di pensiero che minano le fondamentali libertà e cita il rapporto sui crimini d'odio. 91 casi di reati d'odio di matrice antisemita nel 2019 e 212 nel 2020. L'antisemitismo nelle sue diverse articolazioni e manifestazioni è una piaga drammaticamente ancora aperta. Nella Sinagoga Centrale di Milano, nella 22ª giornata europea della cultura ebraica, apertura e confronto a tutto campo. Sullo sfondo, i recenti fatti di cronaca. C'è una piramide dell'odio che parte dalla base di chiacchiere, derisioni, scherno, pregiudizi, scherzo, scherzavo e diventano poi insulti, poi diventano violenza. Da Milano, Rav Arbib, Monsignor Borgonovo, Imam Pallavicini, presidente di Coreis e Lama Rinpoche uniscono voce e impegno. È il progetto nazionale Maimonide che prende il via dall'esempio di vita improntata al dialogo del cardinale Carlo Maria Martini e del rabbino Giuseppe Laras. Sforzarsi di capire le differenze e farle capire.